Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il cuore di Gesù è la salvezza delle anime. Il cuore di Gesù arde d'amore per la salvezza delle anime. Dopo la gloria del Padre, il cuore santissimo di Gesù non desiderava altro che la salvezza delle anime. Egli le aiutò teneramente e loro dedicò i suoi pensieri, il suo amore e le sue cure. Egli stesso si definì il buon pastore che conosce le sue pecorelle, le pasce e le difende dalle insidie dei lupi. Il cuore di Gesù cerca con ardore le anime. Quanto sono dolci i suoi metodi nel cercare le anime. Va in casa di Simone il fariseo e lì pranza per chiamare a sé, con la sua grazia, la Maddalena peccatrice. Guarda sul sicomoro per incontrare Zaccheo, l'usuraio, e salvare quell'anima. Cammina per la strada e scorge Matteo, seduto al tavolo di gabelliere. Lo invita a seguirlo e Matteo lascia tutto per seguire Gesù. Il dolce pastore intraprende un lungo viaggio e arriva al pozzo di Sicar per cercare la samaritana e salvarla. Considerando dunque la vita di Gesù, ci accorgiamo che il suo cuore non cessa mai di cercare con ardore le anime per salvarle. Il cuore di Gesù si sacrifica con fervore per le anime e noi che siamo il prezzo del sangue purissimo del suo cuore trafitto, quanto ci preoccupiamo per la nostra anima? Miracolo, Santa Caterina da Genova. Santa Caterina da Genova si distinse per un grande amore a Gesù. Ella amava soprattutto meditare la parola di Dio per scoprirvi l'amore del Sacro Cuore di Gesù e la sua premura per la salvezza degli uomini. In estasi, Caterina vide un bellissimo raggio luminoso che partiva dal Sacro Cuore di Gesù e che tentava di attraversare i cuori degli uomini, ma trovava ostacoli insormontabili a causa dell'ingratitudine e delle colpe volontarie dei peccatori. Allora Gesù parlò a Caterina: «Quanta ingratitudine trovo negli uomini, eppure li amo tanto, e sarei disposto ancora una volta a morire per loro, se la mia redenzione non bastasse. Quanto mi fa pena vederli perduti per loro colpa». Preghiera. O cuore sacratissimo di Gesù, cuore tutto pieno di bontà e d'amore per le nostre anime, quanti e quali segni d'amore ci mostrasti nel corso della tua vita terrena. Noi, nell'amarezza del nostro spirito, ci pentiamo di tutte le nostre ingratitudini e dei nostri peccati e ti promettiamo di non offenderti più. Offerta. Se siamo in peccato, confessiamoci. Se non siamo in peccato, esaminiamo noi stessi per conoscere qual è il difetto che impedisce il progresso della nostra anima nella perfezione. Devozione. Recitiamo la preghiera udita durante una visione da Santa Faustina Kowalska. Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Giaculatoria, Gesù, mio aiuto e mio Redentore, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.